secondo me è inutile dire che non si può fare niente. Se forse il cittadino aretino si unisce, si fanno delle ronde, si viaggia intorno alle nostre strade, forse con armi civili si può dare un segnale. È tanta l'esasperazione di Gabriella Ducci, vittima di un furto nella propria abitazione in pieno centro storico. Sono entrati una mattina, che probabilmente io sono partita anche per un corso d'aggiornamento, per cui loro sapevano, erano liberi di... Io sono rientrata la sera alle 9, purtroppo, e ho visto la casa aperta. Dopo una settimana mi hanno rotto anche il vetro della macchina, e hanno rubato dalla macchina. Io credo che il centro storico, insomma, io esco la sera, mi incomincia a essere... ho paura. Fino ad ora si sentiva nella periferia d'Arezzo che c'erano stati dei furti, però a dei dati dicono che insomma c'è più di 4-5 furti al giorno anche nel centro storico, in pieno giorno, perché non faccio nome, ma un signore alle 11 della mattina se li ha trovati in giardino. L'episodio è avvenuto qualche settimana fa, nella notte del 24 ottobre, ed è ancora forte il senso di violazione dell'intimità e anche tanta l'insicurezza, la stessa insicurezza nella quale ormai si vive anche nel centro storico e che la spingerebbe anche a scendere in strada con altri cittadini per delle vere e proprie ronde, per proteggere così la propria casa. Si ha un senso di impotenza, sì, e la cosa più grave è che ci si sente dire che non si può fare niente. Ti rendi conto che ti rubano degli affetti cari di una vita, non è tanto il costo del denaro, erano legati. È una violenza più che altro psicologica, sì.